bisogna darsi un domani. Domani devo fare questo, domani faccio questo. Datti uno stimolo, che si può essere qualsiasi cosa, andare in bicicletta, andare a pesca, andare a caccia, andare a camminare, andare a vedere i monumenti, andare nei musei. E cosa fai? Fai domani tu un 20, cioè tu un 20, un qualsiasi, noi ci siamo inventati a dipingere, i poeti si sono inventati a scrivere poesie, ma non sta seduti fermi immobili. Tutte le cose che non hai fatto in una vita, perché laureare, adesso che c'è il tempo usano. Un senso a domani, cioè, perché sennò di domani sono tutti domani, cioè, poi diventano tutti ieri e non ha fatto niente, cioè, poi sono passati 100 domani, finita la vita e tu sei aspettato domani. Bisogna nella vita alzarsi la mattina e creare mentalmente un qualche cosa di positivo, piccolo che sia, ma bisogna crearlo, poesia, pittura. Non puoi alzarti la mattina e dire oggi che faccio, non vado a fare niente, non è questo lo stile di vita di nessun essere. Devi avere un impegno innanzitutto familiare, la famiglia che è una cosa importante, è una base di vita che oggi purtroppo si è un po' dimenticata, e io invece credo ancora in questa cosa. Non servono i soldi, serve l'assieme, serve la comprensione, venire se incontro che niente ci costa, questo serve. Io ho cambiato mille vite e questa è quella che mi piace. Uno sta in contatto con i bambini, sta in contatto con i giovani, stai sempre in cerca di nuovi progetti, di nuove idee che condividi con gli altri, cioè, poi condividi la strada dove passa la gente, la vita vissuta degli altri poi diventa la tua vita vissuta, perché poi alla fine se ascolti la vita degli altri aiuti te stesso. Cioè. Quando siamo sui posti noi e si allaccia un tantano nel quartiere, no? Dove la gente che non si è mai salutata e non si è mai parlato, la mattina cominciano a dire lì sotto casa mia hanno fatto celeste, lì sotto casa mia hanno fatto questo, e quelle la mattina dopo dal fornaio le vedi che parlano di altre cose, cioè. Quindi da uno spunto alla gente che succede, la gente nei negozi entra, lì hanno fatto questo, lì hanno fatto quell'altro, c'è questa socializzazione, ma anche quando stai dipingendo, la gente che si ferma e ti portano dolce, ti portano il ciambellone, ti portano il caffè, ti portano il vino, ti portano l'acqua. La forza di volontà e non abbattersi mai e non arrendersi mai. Ho tribolato parecchio, ma non mi sono mai arreso. Ho sempre fatto tutto e di più. Io sono stato capace di lavorare persino 18 ore, 20 ore di continuo. E mi ha aiutato la poesia. Ma questa perché io ce l'ho nel mio estero, non tutti ce l'hanno. A me personalmente mi ha aiutato. Certo, perché io mentre viaggiavo col camion facevo le poesie, tipo una a preghiera del camionista, l'ho fatta mentre viaggiavo. E tante poesie ho fatto viaggiando nella mia solitudine, lasciando la famiglia, 2 giorni, 3 giorni. Tengo attivo abbastanza, noi quando facciamo queste cose saliamo su scale, su ponteggi, proviamo latte di tinta che pesano, quindi alla fine, diciamo, l'attività è questa, non sto mai fermo. Beh, io sono sempre stato una persona attiva, non mi sono mai fermato, ho fatto tutti i mestieri, tutto e di più. Nel stile di vita ho lavorato sempre. Alimentazione, io ho sempre mangiato tutto, sono stato un mangione, non molto sport, ma tutto a livello amatoriale. Ho fatto corsa, podismo, ma per conto mio non a livello amatoriale. E oggi questi giovani tengono a vivere una vita ma molto diversa da quella che io ho espresso adesso. Quanto mi piacerebbe che facessero anche il 50% quel tipo di stile di vita. Grazie a Dio ho avuto una buona salute fisica, attualmente è un po' calata, non c'ho più quel tipo di... ma a 80 anni va bene così.